Buongiorno a tutti, ci troviamo a Ischia Porto e siamo di fronte a questa splendida caffetteria, pasticceria, gelateria Ascione, e che ci ha molto colpito per i dolci molto buoni e scenografici. E noi del nord non siamo abituati a tutto questo, ma ora conosciamo la titolare. Buongiorno. Buongiorno. Che è la signora? Carmela. Carmela Romano. Allora, io sono rimasta molto colpita, soprattutto mio marito che è un golosissimo, da questa bellissima pasticceria. E da quanti anni fate questa attività? Sono 34 che siamo, cioè che facciamo i dolci, ma sono 4 anni che abbiamo anche la caffetteria, però è nata come pasticceria. E sopra lavorano mio marito e i miei figli, sì, perché comunque sono cresciuti nell'ambito della pasticceria. Quindi è praticamente una pasticceria così a direzione familiare? Sì, sì. C'è mia nipote che ci dà una mano al bar e poi da poco tempo abbiamo messo anche il pane. Infatti? Faccio vedere. Ma cos'è, un pane di grano duro? Sì, pane grano duro e poi c'è il lievito, cioè la frusta normale, quella là, doppio lievito. Ecco, mi hanno incuriosito questi, cosa taralli. Sono, dolcetti o taralli? Ah, taralli, sono salati o dolci? Salati, sono sugni e pepe, cioè più o meno quelli là che si vendono a Margellina con, cioè sono tipici napoletani. Tipici napoletani. Ecco, e adesso ci giriamo nella vetrina. Fantastica, che è da dipingere. Ci stanno vari dolci, la cortina, la Napoleone, il babà, la caprese. Ecco, qual è proprio il dolce tipico di Ischia? Oppure vabbè, più o meno è legato, la tradizione sono legate a Napoli, c'è il babà, le sfogliatelle, che diciamo che sono quelle, la pastiera napoletana. Ecco, ce ne puoi indicare? Ecco, la pastiera. Questo qual è? Il babà. Quello è il babà. Poi c'è la pastiera, poi ci stanno le sfogliatelle, ricce e frolle. Ecco, quali sono le code di gambero? No, code di aragosta, sono, ecco, queste code qua di aragosta. Con la crema chantilly facciamo. Ecco, l'abbiamo mangiate l'altro ieri e sono veramente una bontà. Io così buone quali non l'ho mai mangiate. Chantilly? Sì, le code di gambero. Leggere. Sì, molto buone. Sì. La panna è anche molto leggera, tra l'altro. Sì, la, è vero. La crema, sì. No, è perché è una chantilly, quindi è fatta molto, è molto leggero, non appesantisce. Poi c'è la pasta di mandorla, vabbè, le cose. Ah, più poi ho visto una cosa anche tipica. Aspetta, le zeppole. Le zeppoline di San Giuseppe. Ma ce ne sono alcune anche con la crema di limoncino, o sbaglio? Se perché le volete, cioè, si possono fare, perché la crema, ecco, si mette a piacere, però nascono come con la crema gialla. E invece questi anche molto scenografici con... Questa è una delizia al limone, ecco, e poi c'è la delizia a fragola. Queste non le ho mai viste, cosa hanno dentro? È un pan di Spagna, tipo una palla, e poi dentro c'è crema al limone. Ah, buonissime. Sì, sono buone come... Sì. Poi c'è il babà grande, vabbè, con la panna. Sì. E poi c'è qualche altra cosa... Aspetta, se no... Ci sono i zucchotti alla fragola. Questi qua, la fragola, quello là, il limone sempre grande, cioè i piccoli e i grandi ci sono, varie misure. Ma è sempre così fornito, ogni giorno? Ma ogni... quasi. Mio marito si è accorto di questa pasticceria perché ha visto un ragazzino che faceva la spola con questi cabaret di dolci. Avanti e indietro. Allora l'ha fermato e gli ha chiesto, ma dove vai con questi dolci, no? Perché sono favolosi. E allora ha detto, ma qui c'è il bar qua. Sì, perché noi siamo nati sopra, poi facendo anche il bar siamo scesi qua giù, quindi c'è allora un poco. Poi c'è mia nipote che fa la barista. Sentiamo, presenta. Allora, andiamo dalla nipote, che, come ti chiami? Anna. E vedo che qui c'è sempre tanto lavoro, eh? Sì, abbastanza, specialmente nel periodo estivo abbiamo tanto da fare. Oggi è anche una giornata di festa, quindi... Ah, è vero, San Giovanni. Sì, San Giovanni qui si festeggia tanto, cioè si... è un nome molto abbastanza importante, diciamo così. Ma poi vedo che anche la domenica c'è l'abitudine di mangiare le famose pastarelle, no? Napoletane. Sì, diciamo che qui al sud la domenica è obbligo cenare, cioè pranzare in famiglia, tutti insieme, riunirsi, e per concludere il pranzo ognuno porta
dolci, dolcetti, torte, semifreddi, cioè se non è domenica, se non ci sono le paste a tavola. Ma l'ischitano è molto goloso, perché lo vedo sempre passare con sti cabaret di dolci. Vogliamo provare a fare un salto. Ora direi di andare a conoscere l'artefice di tutto questo ben di Dio, che è il signor Ascione Girolamo. Ascione Girolamo. Ci accompagna? Andiamo. Ci accompagna al suo laboratorio. Sì. Andiamo, andiamo. La gente prende. Buongiorno, scusate il disturbo. Allora, lui è mio figlio Ascione Giovanni, sì. E lui è mio marito, Ascione Girolamo. Girolamo. Allora. Lei l'assistente. Innanzitutto mi complimento con lei, con signor Girolamo, perché veramente i dolci sono veramente squisiti, squisiti a dir poco. Noi siamo rimasti folgorati, quindi complimenti. È una televisione libera? No, è un una canale. Cosa che vi piace. È un canale privato che piace a noi. È una cosa che piace a voi andare a vedere tutte le cose. Sì, i prodotti tipici, poi li mettiamo sul nostro canale. E niente, lei da quanti anni? Questo è un laboratorio a carattere familiare, cerchiamo di fare l'impossibile per accontentare tutti i nostri clienti. Sì. Qualche volta cerchiamo di riuscirci tutte le volte. Ma ci riuscite senz'altro perché sono favolosi. E da quanti anni fa questo lavoro? Siamo quasi sui 50. 50 anni? Accidenti. Ma si vede la professionalità, perché poi è sempre piena quella pasticceria, sempre piena di... 13 anni, diciamo 13, 14, siamo vicino ai 50 anni. Ah, ha iniziato proprio da bambino? Sì. E adesso... Questi sono mestieri che bisogna farlo con la passione. Certo. Con amore, anche prima l'amore vicino e poi la passione. Se non ci sono queste due componenti non si può fare. Certo. Perché questi sono mestieri molto sacrificati. Sì. Ci vuole proprio il sacrificio enorme, non un sacrificio, proprio un sacrificio al di là. Ma infatti vediamo ogni mattina questi ragazzi che fanno la spola sino al bar. Mi dispiace, purtroppo abbiamo questo, che noi siamo nati qua. Sì, sì. Sono 22 anni che siamo nella zona San Giro, a via Morgione. Noi prima stavamo giù al porto. Sì. Poi abbiamo cambiato e siamo qua. Però purtroppo siamo nati qua come laboratorio, avevamo il punto vendita e il laboratorio di lavorazione. Sì. Poi abbiamo avuto l'occasione di aprire il bar. È stato un vantaggio perché la mattina la colazione, caffè, tutta questa roba qua è una soddisfazione in più. Certo. Purtroppo per il momento siamo così. Poi domani non si sa. Se c'è il laboratorio alle spalle è un'altra cosa, è importantissimo, non è importante, è importantissimo. Sì. Però ci accontentiamo di quello che abbiamo per il momento. Questo ragazzo sarà un futuro pasticcere. Come ti chiami? Andri. Ah. Sì. È da tanto che fai l'aiuto pasticcere? 5 anni. Hai imparato? Qualcosa sì. Bravo, bravo. Mi raccomando, porta avanti la tradizione. Sì, non preoccupate. Due parole anche con... Cosa sta preparando? Andiamo di là. Sono sti fuochi. Lui è cosa di San Giovanni. Ah, per San Giovanni. E dov'è che fa? È il mio onomastico. Ah! Allora, innanzitutto ci complimentiamo con il figlio della titolare che si chiama Gianni Ascione. Gianni Ascione, ma oggi è anche la sua festa, è San Giovanni. È il mio onomastico, mi fanno lavorare il doppio. Ti fanno lavorare, ma guarda un po'. Mannaggia. Ci spiega un attimo che cosa sta facendo qua. Allora, qui stiamo facendo un dolce insolito, che ci hanno chiesto una richiesta particolare, una girella di pan di Spagna al cioccolato con Nutella. E adesso stiamo ricoprendo con la panna, perché è una festeggiata,
gli piace la girella, ha detto, ci ha chiesto questa girella, che noi di solito la facciamo a fettine per, la, per i dolci mignon. Questo invece è un profiterol. Invece quello là, diciamo, è un dolce tipico della cucina napoletana. Quella è una torta babà, quello è un babà grande. Poi viene farcito con farcito con, viene, diciamo, decorato con la crema e fragole oppure con la panna a piacere del cliente. Sì, ho capito. Invece questi sono dei, queste sono dei, delle cose salate. Sì, sono, si chiamano panini napoletani. Sono, diciamo, la pasta della pizza con prosciutto, salame, formaggio, uova. Viene messa a lievitare e poi cresce. Diciamo è come il casatiello che facciamo a Pasqua, solo riprodotto in panino. Ah, ho capito. Come un calzone tipo. Sì. Una cosa così. E ho visto che fate anche del pane casereccio. Sì, è un po' di tempo, è solo qualche mese. Sono quasi un anno che abbiamo, diciamo, integrato anche un angolo per il pane casareccio e non c'è male, stiamo avendo dei bei risultati. Ma lavorate solo per Ischiaporto oppure esportate anche un po' i vostri prodotti anche un po' al di là? Solo per privati però, a volte abbiamo richieste da Milano, da Bologna. Qual è la cosa più strana che vi hanno richiesto? Un qualcosa di particolare? Proprio strano, strano, diciamo, come gusti più o meno siamo là, forse qualche forma un po' particolare, ah, per addio al nobilare, al celibare, gli chiedono tutti i colori. Dove dobbiamo intervistare a questo personaggio? Questo è un personaggio. E certo che lo intervistiamo. Ho avuto un successo enorme, le delizie al limone che ho preso l'altro giorno. I nostri amici... Aspetta. Allora ero venuto per prendere delle delizie al limone, perché avevamo degli ospiti e mia moglie voleva fare una bella figura. Le abbiamo, hanno lasciato tutte le altre leccornie per buttarsi su queste delizie. Le delizie al limone. Ah, ma poi le voglio vedere queste delizie al limone. Ma io ho chiesto adesso quando le riavremo, lui ha detto anche tutti i giorni se volete. Ah, bene, allora domani mattina vengo anch'io di corsa per assaggiarle, perché quelle non le ho ancora assaggiate. Mamma mia, poi il cornetto e la brioche. Ah, di una morbidezza e un profumo unico. È vero. È proprio. Allora, vediamo quel ragazzino che fa la scuola. Sempre, lui che fa la scuola. Vediamo un attimino. Grazie. Prego, buona giornata. Ah, innanzitutto direi di inquadrare anche l'impastatrice, vedi? Qui si impasta. Va bene. E adesso il ragazzo sta mettendo. Allora. Aspettiamo. Sono bastanti i cornetti, sto chiudendo, sto preparando. Ora mettiamo in frigo come si riposano, allora li facciamo. Facciamo la pasta a brioche, la pasta a sfoglia. Quindi adesso questa pasta viene appiattita per poi fare il pan brioche? I cornetti. Noi chiamiamo i cornetti a pasta a brioche, perché è il vero cornetto a sfoglia. E poi quanto tempo devono lievitare? Mo lo mettiamo, lo facciamo e verso le 8 della sera fino a domani mattina alle 5 che arriva Girolamo. Chiamo un po' quella cassa che fa sempre la scuola. Lui è il... Allora, dici nome e cognome? Come Anderson dici? Moriano. Abbiamo scoperto questo posto grazie a te che facevi la spola con le paste, hai visto mio marito, ti fermava sempre, no? E anche tu hai imparato a fare qualcosa. Sto dando una mano qua, capito? Ah, stai dando una mano, però poi imparerai anche tu. Sì, sì, figlio. Ti piace come attività, fa un po' caldo, però. Va bene. Salutiamo il titolare, salve. E a tutti quanti i collaboratori e al prossimo anno, perché è stato un piacere, signora. Siete tutti bravissimi. Quando venite qua siete benvenuti. grazie.